Dunque, al momento nulla di fatto col Genoa. Asensio partirà in ritiro con i rossoblù, verrà valutato da Davide Ballardini e poi l'attaccante spagnolo, che ha fatto bene ad Avellino, sarà probabilmente girato in prestito in B, ma la concorrenza è agguerrita, interesse intanto sfumato per Zampano, ergo bloccato almeno per ora il ritorno di Riccardo Fiamozzi. Bonazzoli della Sampdoria destinato al Padova, si lavora per riportare il Mecazzurro dall'Atalanta. Cristian Capone impegnato tra breve al pari dell'attaccante Gianluca Scamacca, ex cremonese di proprietà della Sassuolo, richiesto dalla Delfino, agli europei under 19 in programma in Finlandia. L'unica operazione in entrata ratificata a Milano nella giornata di ieri dal presidente Sebastiani e dalla DS Leone è legata al prestito dal Genoa del 22enne centrale di difesa Luigi Carillo, ex Pisa e Paganese, che circa 20 giorni fa il Pescara aveva ceduto a titolo definitivo al club di Enrico Preziosi. Fronte Melchiorri, l'attaccante di Macerata è corteggiatissimo. Brescia, Carpi, Pescara, Livorno, Perugia, c'è l'ostacolo cartellino. Il Cagliari chiede 1 milione per la cessione, ma c'è anche il problema ingaggio, circa 750.000 euro sino alla scadenza naturale 30 giugno 2019. Il calciatore si è preso 2-3 giorni di tempo prima di decidere. A 31 anni potrebbe prevalere l'ambizione di rivincere il campionato di B, come già accaduto a Cagliari nel 2016. In tal senso il Brescia del neotecnico Suazo fa sul serio. Il club lombardo è vicinissimo ad Alfredo Donnarumma, a cui il presidente Cellino vorrebbe affiancare proprio Melchiorri, che intanto riflette. Insomma, obiettivo senza dubbio complicato per il Delfino, che sembra aver virato su Gaetano Monachello, ex Palermo ed Ascoli di proprietà dell'Atalanta. Entro lunedì il quadro sarà più chiaro.